Ragazze, oggi è martedì mattina. Parlo piano perché Alessandra sta riposando e sto cercando di sistemare casa, facendo molta attenzione a non fare troppo rumore. E poi appunto oggi voglio fare un sacco di cose. Adesso sto sistemando casa. Sto riordinando, adesso spolvero anche i mobili. Volevo prima pulire perché vorrei farmi una doccia e anche i capelli, però solitamente preferisco prima pulire e poi lavarmi io, così sono poi a posto, insomma non mi vado più a sporcare pulendo casa. Adesso riordino anche il box di Ale, perché dovete capire che lei, quando la metto per giocare, se non è tutto riordinato, si arrabbia. La mia piccola peste. No, è bravissima, però ha i suoi gusti e inizio già a vedere il suo carattere, ecco, cosa le piace, cosa non le piace, e noto proprio che se la metto nel box con tutti i giochi in disordine si arrabbia proprio. E quindi io tutte le volte che lei ci ha giocato glielo rimetto a posto, gli rimonto tutti i giochi, e tipo la torre degli anelli, e insomma vuole tutto tutto a posto, tutto riordinato proprio per sezioni, eh? È una piccola monella e quindi io gli faccio trovare sempre tutto in ordine, così lei è contenta. Anche il suo cupcake, guardate che carino. Io amo tutti i suoi giochini, li ho scelti con cura, tanti sono regali, tanti sono presi da me. E quindi da me, da suo papà, anche questa qui, troppo carina, Cenerentola. Questa qua, se la premi, girano tutte le palline. E poi c'è la sezione peluche, c'è la sezione cubotti di gomma. Insomma, qua abbiamo tutte le sezioni, abbiamo anche la padella. Allora, sto preparando il pranzettino per Alessandra. Ho utilizzato questo piattino qua, questo qua, il trio che avevamo comprato da Universo Bimbo per 6 euro, qualcosa veramente super economico. Se lo trovate, prendetelo. Poi ci sono diversi disegni, c'è il gufetto, la lumachina, io ho preso l'orsacchiotto. Però appunto per 6 euro piatto trio con cucchiaino forchettina, 6 euro l'ho trovato un buon prezzo rispetto ad altri che non ve li sto neanche a dire, tipo 23-25 euro, quindi direi top. Detto questo, ho preparato già il piattino, così quando si sveglia è già tutto pronto e non rischio che piange per la fame, eccetera. E poi voglio fare l'hamburger a Fede, che adesso sta facendo i compiti. Sta finendo di colorare un raccoglitore che gli è andato di tutte le verifiche, di tutti gli esercizi fatti, gli hanno detto coloratelo, insomma, colorate tutte le schede. Meno male, perché altrimenti poverino si annoia. Oggi è solo martedì, la scuola in teoria dovrebbe riaprire lunedì prossimo qui in Piemonte, quindi noia totale, non so veramente che inventarmi. Quindi oggi pensavo, visto che ho visto un vlog della Ricciola che io seguo tantissimo, purtroppo fa meno video ultimamente, però mi piace un sacco seguirla e mi ha dato una buona idea, la pasta di... Volevo fare una la pasta di sale. Volevo fare una sorpresa a Federico e farla insieme a lui oggi, fare diverse formine. Visto che io sono piena di formine, ho pensato che potevamo fare qualcosa di carino insieme, quindi vediamo. E comunque voi sarete documentate su tutto come sempre. E bando alle ciance, io direi che ne approfitto per sbrigarmi a pulire la casa. Riordinare un pochettino, così oggi abbiamo tempo da stare insieme io e Fede. E poi appunto vorrei anche farmi doccia e capelli prima di giocare oggi, perché voglio essere a posto già per stasera. Quindi insomma, mi devo veramente sbrigare, quindi vado. Thank you.
qui? E c'è Bubi! Ciao amore! Adesso rimettiamo il calzino perché qualcuno ha perso un calzino. Qualcuno ha perso un calzino. E chi è? Tu? Sei tu che hai perso un calzino. Mamma nel frattempo ha aspirato e dopo laviamo. Ciao piccolina. È buono il prosciuttino amore? È buono? È buono? Gna 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 gna. Mastica. Brava. E il dito? Il dito no. Il dito no. Prendi tu la forchettina. Prova tu amore. Vai. No. Non con la mano. Così. Hai visto? Che pasticcio. Che fai, ti vergogni? Guarda lì. È di qua. È di qua. E quindi, visto che questa bimba ha mangiato tutto, adesso andiamo un po' a giocare. Così mamma finisce di sistemare e fa mangiare anche il fratellone. E sì, anche noi dobbiamo mangiare. Spelacchiotta, che è successo ai capelli stamattina? Non ce lo può dire, ha fatto dei sogni pazzeschi. Capelli lavati, doccia fatta e zero voglia di asciugarli. Sì, lo so, sono un po' pazza e dovrei asciugarli, però viene un po' tardi poi per fare quella cosa di cui vi ho parlato prima. Ho paura che Ale si sveglia, quindi inizio a fargliela fare anche se sono bagnati, chi se ne frega. Poi dopo vengo ad asciugarli e niente, ma sì, faccio paura. Allora, Federico ancora non ha capito cosa dobbiamo fare, è qua un po' titubante e dice: mamma, ma che succede? Mamma è impazzita, oggi fa gli esperimenti. Esatto. Allora, facciamo così. Un bel bicchierone di sale. Un bicchierone di... Facciamo metà, tanto. Poi un bel bicchiere di... Farina. Farina. E acqua. Almeno uguale di acqua. Forse anche un po' meno. Ma quello io dove ci ho fatto un esperimento io. Sono... Infatti io devo fare gli esperimenti, quindi perfetto. Allora. Adesso mangiare la che zompetta. Comunque cosa stai facendo? Io c'ho paura. C'hai paura? Come una volta una maestra mi ha fatto un'equazione e ho detto la stessa cosa. Vabbè, ma un'equazione fa davvero paura. Questo è divertente. Allora mettiamo la farina, il sale, magari un... ma sì, ormai l'ho messo tutto, e l'acqua. Iniziamo così. E ora mischia. Inizia col cucchiaio. Poi quando diventa un po' più denso, vai di mani. Mani. Sì, sì. Dobbiamo pur far passare questo tempo, no? Causa coronavirus. Siamo chiusi in casa. No, vabbè, adesso poi...
Appena smette il vento qui a Torino usciamo anche un po', finché ci sono le belle giornate di sole. Dai, che ci sei quasi, fallo bene, tipo pizza. No, non devi romperlo, fallo diventare una bella palletta compatta, come quando fai la pizza. Le nostre formine, abbiamo fatto due farfalle, due stelle, due cuori e questa qui che dovrebbe essere poi una rosa, vediamo come verrà, insomma noi l'abbiamo premuto bene e niente, adesso vado a infornare a temperatura minima in forno per 5-10 minuti. Se avete appunto possibilità di appoggiare su un termosifone va bene anche lì. Si è svegliata anche Alessandra nel mentre, quindi mi conviene infornare subito e mettere il timer a 5 minuti. Aspetto che siano pronte le nostre creazioni con la pasta di sale. Vi faccio vedere che da qualche giorno, mi sono dimenticata in realtà di farvelo vedere nei giorni scorsi, mi è arrivato un nuovo pacchettino da Free Print, non è una collaborazione magari, però in ogni caso consiglio da amica, qui potete avere 45 stampe gratuite al mese, quindi insomma è una cosa molto carina per conservare i vostri ricordi. E vi faccio vedere appunto che ho fatto un ordine principalmente di Natale, perché mi mancavano proprio delle foto natalizie che non avevo ancora fatto stampare. Tipo questa, ce ne sono tantissime super super belle. Questa qua, questa l'abbiamo fatta nel centro commerciale alle gru, che c'era un mega albero dietro di noi, bellissimo. Adesso pesco a caso perché farvele vedere tutte è un po' lungo. Vabbè, qua la prima foto che abbiamo fatto sul divano nuovo, l'ho voluta stampare per ricordo. Qua invece era mentre aspettavamo il divano. Cioè non c'era più il mio vecchio e eravamo in attesa dei ragazzi di Mondo Convenienza, dove l'abbiamo preso e eravamo in attesa del furgone che ci venissero a consegnare e a montare il divano, e quindi abbiamo fatto la foto ricordo seduti nel nulla perché non c'era il divano. E poi che altro, niente, adesso pesco un po' a caso, comunque niente, sono tutte foto principalmente di Natale e poco dopo, Capodanno, qualcosina, insomma. Quindi niente, sono contentissima che siano arrivate, adesso direi che è ora di spegnere, aiuto, non riesco con una mano, è ora di spegnere assolutamente il forno. Direi che è ora di tirar fuori, vediamo un po'. Allora, sono venuti. Aspettiamo ovviamente che si asciugano. Questo qua adesso provo a toglierlo, vediamo cosa succede. Wow, Fede, guarda! Wow! Una rosa. Dobbiamo solo aspettare che si asciugano bene bene, quindi adesso li lasciamo qui. Quella lì la facciamo rossa rossa. La rosa? Sì. Una rosa rossa. D'amor. Anche il cuore. Poi attacchiamo un gambo. I cuori possiamo farli anche di altri colori. Possiamo farlo uno rosa, uno viola. Possiamo fare le farfalle di tutti i colori, la stellina qua, possiamo disegnarle la faccina. Adesso ci stiamo vedendo un po' Zumbo mentre Ale gioca. Zumbo è un programma su Netflix, se avete Netflix lo potete trovare. A mia Fede piace tantissimo, è un po' un nostro rituale, guardiamo sempre Zumbo perché fanno vedere tutti i dolci, le ricette più strane, delle torte proprio molto creative, è una specie di gara, un po' alla Masterchef ma con le torte, e quindi ce lo guardiamo sempre, quindi sto facendo un'altra sorpresa, poi dopo dovremo dipingere quelli, insomma adesso aspettiamo, che voglio vederli belli duri perché altrimenti non ha senso, piuttosto li decoriamo domani. E adesso faccio i popcorn. Oh,
Guardate un po' che ci guardiamo noi. Ragazze, stasera niente modalità struccaggio, stasera modalità divano, coperta, peluche, perché appunto non sono truccata, quindi c'è poco da fare. E niente, era giusto un saluto, giusto due parole per chiudere il vlog, così poi vado a scaricare le clip sul computer e cerco di mettervelo online per domani mattina. E che altro? Niente, questo diciamo è sempre un po' il mio momento relax ormai la sera, ne sto approfittando, diciamo che le scuole sono chiuse, perché in realtà comunque quando mi devo alzare alle 6:30, alle 7 così, per poi portare Fede a scuola e preparare anche la bimba, portarmela dietro, quindi insomma non vado di certo a letto alle 2 di notte. Però in questa settimana diciamo me la sto prendendo un po' come momentino per me, no? Quindi magari mi finisco un filmetto, oppure Il Grande Fratello, Barbara d'Urso, insomma quello che mi piace, oppure mi leggo un libro e mi rilasso un pochettino, così stacco un po' la spina dal mondo bimbi in questa maniera. E niente, domani mattina coloreremo io e Fede le statuine di pasta di sale che abbiamo fatto oggi, solo che erano ancora un po' da seccare, quindi le ho lasciate sul termosifone ad asciugare. E che altro dirvi, ragazze? È arrivata una mail tra l'altro oggi della rappresentante di classe, che le maestre hanno mandato dei compiti per tenere i bambini impegnati, per fortuna, perché poverino si annoia, e meglio insomma che abbia qualche esercizio in più da fare, quindi li stampiamo e così li fa, insomma sono da incollare al quaderno e da fare per lunedì. Speriamo che non rimandino ulteriormente, ovviamente se c'è sicurezza, perché comunque io finché sono a casa non è un problema. Certo penso se lavoravo, insomma è un po' un disagio, ecco, tutti questi giorni a casa, quindi ringrazio di essere ancora a casa. E niente ragazze, io credo che vi saluterò qua, io e il mio amico Panda di San Valentino vi diamo la buonanotte. Tra l'altro sono contentissima perché stamattina ho sentito una mia amica Alessandra, che saluto e mando un bacio, che mi ha dato un sacco di consigli per il discorso linea, per il discorso controllo del peso eccetera, e sicuramente ve ne parlerò molto presto, perché secondo me può essere utile molto anche ad alcune di voi, e soprattutto la cosa molto bella è che è a costo zero, quindi non vedo l'ora di iniziare e ascoltare questi suoi consigli, perché secondo me sono molto preziosi. E basta, quindi direi che vi saluto, vi do la buonanotte e vedremo domani cosa, che video girare per dopodomani, perché non ho più idee, anche se voi mi chiedete sempre vlog, 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 però in questo periodo che è un po' per il coronavirus, un po' perché ho Federico con la tosse, un po' perché comunque non, adesso in questi giorni dovremo uscire sempre per il discorso compleanno di Alessandra, ecco, potrei farvi un video dove vi racconto un po' l'organizzazione della festa, però è una festa comunque in famiglia, quindi non è che c'è granché da raccontare, insomma. Però se vi fa piacere vi posso parlare un po' del primo compleanno di Ale, le mie sensazioni, come abbiamo organizzato, insomma un video un po' inerente, no? Al suo primo compleanno, magari lo faccio con lei in braccio, così rimane poi un ricordo.
Tanto ovviamente al compleanno vloggerò, ma non è neanche da dire. E niente ragazze, io vi mando un bacio davvero, buonanotte, vi voglio un sacco di bene e ci vediamo al prossimo video.